Ciao ragazzacci, io sono il 1725 e oggi siamo qui su Formula 1 2017. Stesse impostazioni delle scorse puntate, siamo in Belgio. Io ho la Ferrari perché il primo a scegliere è stato il Kumenda. Non è vero, non è stato il Kumenda, è stato Mattia 86 che è stato il primo, è un nuovo entrato. Ha detto che è forte, ha preso la Red Bull, va bene, speriamo non sia troppo forte. Poi ha scelto il Kumenda, ha preso la Mercedes, poi ho scelto io, ho preso la Ferrari. Poi Mark Pintos ha preso la Toro Rosso, non mi chiedete bene perché. E poi Terence ha preso la Force India. È rimasta una Williams che in teoria dovrebbe essere più forte almeno sul gioco, però non lo so che scelte fanno, e noi ci vediamo direttamente in gara. Ciao ciao. Non lo so perché faccio delle belle prestazioni in alcune gare e poi faccio delle schifezze assurde. Ragazzi, primo Mark, secondo Mattia, ha detto che era forte, è forte, non ha il tempo di Mark, ma non lo so, ha pure una macchina diversa, però Mark va fortissimo con la Toro Rosso. Io avevo 1.45 con la Mercedes sulle prove a tempo. Poi c'è il Kumenda sesto, ci sono io tredicesimo, Terence quindicesimo. Ragazzi, non so cosa è successo e niente, andiamo direttamente in gara, cerchiamo di recuperare come sempre. Non ho neanche capito perché mi fa partire con la super morbida, però va bene, non è prevista pioggia, questa è una cosa bellissima e niente, partiamo subito ragazzi, è sempre un po' un problema per me, spero di avere l'audio giusto, non so se l'audio va bene o meno, spero di sì. Stanno scegliendo Terence e Mattia, purtroppo parto dietro, la prima curva è un po' un casino, spero di non prendere incidenti. Voi lo sapete, la prima curva è sempre difficile, la prima curva su Formula 1 è sempre difficile, questa curva poi è molto 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 difficile, quindi devo stare veramente attento, quindi 5 secondi si parte, vediamo se si, non so perché non l'hanno scelto via. Ok, io parto con le gomme super soft, mi fa anche piacere. Quindi abbassa la frizione, va bene, lasciamo un po' di manetta. Ok, non sono partito benissimo, ma neanche malissimo, dai. Si fa quello che si può, si fa. Ok, almeno c'è il sole, cerchiamo di non fare incidenti adesso, guarda. Terence, dove, caspita, volevi andare a girare, Terence. Ho messo, eccolo. Perfetto, lo sapevo che andava a finire così, ragazzi. Che vi ho detto? La prima curva è la più brutta. La prima curva è la più brutta. Non so chi mi ha toccato. Qualcuno mi ha toccato, però. E niente, ragazzi. E come sempre, noi partiamo sempre in difficoltà. È bello partire, giocare così. Che non so chi mi abbia buttato fuori. Eppure non stavo facendo niente. La miscela c'è. Non ho scelto neanche la benzina, ok? E niente, ragazzi. Ce la teniamo così, ce la teniamo. Almeno non abbiamo fatto danni. Questa già è una cosa abbastanza buona. Quindi freniamo subito. Purtroppo no, non sarà semplice, non mi trovo per niente bene con questa macchina e non lo so, ogni volta che prendo la Ferrari invece che trovarmi bene mi trovo sempre male. Abbasso un po' il differenziale perché non mi sono trovato bene con questa macchina al 100% col differenziale. Con la Mercedes invece mi trovavo decisamente meglio. Vabbè, ovviamente su questo gioco la Mercedes c'ha, e anche nella realtà è stata la macchina migliore, ha vinto. Quindi ha vinto tutto quanto quello che si poteva vincere. Quasi fa di ottava, non di settima. Non so perché sto sbagliando le curve, per parlare sbaglio tantissimo. Non se ne sono andati, quindi ok che non se ne sono andati. Adesso io devo provare a rimontare tantissimo. Questa curva qui non mi piace. Ocon, ti devi spostare, mi butto all'interno, ragazzi. Vai che ci facciamo un po' di... Ma perché ho scalato due marce invece che una? E guarda quanto mi tocca... Ragazzi, mi tocca andare dietro in una maniera incredibile. Io non posso giocare così con loro che ti spingono da tutte le parti. Cioè, Ocon, quanto mi ha toccato, ragazzi. Però li riprendo. Ragazzi, vi prometto che li riprendo almeno qualche punticino. Visto le ultime bellissime gare, le voglio rifare. Qui adesso stacco come un dannato. Ve l'ho detto che avevo staccato come un dannato. Ok, la miseria. Sì, ma si è girato da solo. Ragazzi, stava andando lentissimo. Collisione con Palmer. Secondo me mi danno anche la penalità. Qui ho sbagliato, sono entrato troppo cattivo. Però anche lui, che caspita ti gira, no? È dall'altra parte la curva. Ok, cerchiamo di recuperare. Perché se mi danno la penalità sono fregato, ragazzi. Se mi danno la penalità ho perso tutto, Posso prendere la gara e buttarla veramente nel bagno. Provo ad attaccare qui. Caspita. Sì, ma qui non si poteva attaccare, ragazzi. Qui ho fatto veramente qualcosa di incredibile. Qua ho sbagliato, per la foga di recuperare, ragazzi, ho fatto un errore stupidissimo. Per la foga di recuperare. No, non sembra grave, lasciate stare. Purtroppo ho fatto una cavolata, ragazzi. Ho fatto una cavolata, ne pago le conseguenze. Ho fatto una cavolata nelle qualifiche e adesso mi pago tutte le conseguenze. Ne pago tantissimo le conseguenze, perché? Perché trovo dei piloti più lenti di me, piloti che controllati da intelligenza artificiale che non sanno praticamente guidare. Forse dovremmo alzare il livello di difficoltà dell'intelligenza artificiale, perché...
Alex, se, no, se eviti di gufarmela, forse forse facciamo qualcosa di buono. Se eviti di gufarmela, forse forse qualcosa di buono la riusciamo pure a fare. Io quasi quasi devo controllare. Lala però non è messa benissimo. Ok, Lala non è messa benissimo. Se io riuscissi a dirgli... Mattia ha fatto anche il giro più veloce. Complimenti, Mattia. Se io riuscissi a dirgli di non cambiarmi Lala, forse forse eviterei di perdere ulteriore tempo. C'è qualcuno qui che è lentissimo. Non so chi sia. È il Kumenda, ragazzi. Il Kume che ha sbagliato. Si sveglia sempre tardi. Dai. Kume. Kume, che caspita vai a fare? C'ero io, c'ero. Guarda come gioca. Vediamo cosa c'è di alternativa. Fammi vedere l'alternativa. La sosta me la fa fare... sì, ma se faccio la sosta che ci metto adesso... Ragazzi, però potrebbe essere... Perché questa qui è la gara dura, Vai, andiamo con questa, andiamo con questa. Andiamo con questa e vediamo che cosa ci dicono. Cioè, purtroppo il Kume non ho capito che cosa ha fatto. Cioè, ero sulla mia traiettoria. Mi è venuto addosso, praticamente. Quanto allarga, quanto allarga. Quasi quasi me la faccio cambiare. Tanto ormai la gara è buttata, ragazzi. La gara è buttata. Avevo fatto delle ottime prove, però... niente, ragazzi, le gare sono diverse. Le prove a tempo sono una cosa perché tu sei da solo. Quando poi sei durante la gara è tutto diverso perché la macchina non è in condizioni perfette. Mentre nelle prove a tempo c'hai l'asfalto perfetto, la macchina perfetta, tutto perfetto, le gomme perfette. Invece così, porca miseria, così me la sono giocata, ragazzi. Ma la sono giocata anche male. Me la sono giocata veramente, veramente male. Porca di quella miseria, io quasi quasi dico... se volete cambiare, cambiatelo, va. Se lo volete cambiare, voi lo cambiate. Se no, lasciate perdere. Rientriamo in box, ok. Fatemi rientrare in box senza fare danni. Ulteriori danni. E purtroppo è andata così, ragazzi. È andata veramente male. Non volevo che fosse così questa gara, però... è stata difficile. Proviamo a mettere le gomme soft. Infatti loro me lo cambiano. Hanno sempre quella paura lì. Però con l'alettone migliore potrei provare a fare qualcosa, ragazzi. Non lo so, non lo so. Non lo so, dai, fatemi uscire. Ok. Non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Non ho la più pallida idea cosa è successo in questa gara. Non è stato. Cioè, l'ho programmata benissimo. Avevo il tempo di Mark. Un secondo da Marco 01 che oggi non c'è. Sì, ma come? 5 minuti alla pioggia. Mi avete fatto rientrare adesso? Non sapevate che veniva a piovere? Porca di quella schifosa. Ma se piove fra 5 minuti, li schiaffeggio tutti i miei meccanici. Come? Mi avete fatto entrare. E allora mi facevate stare un altro giro. Ma avete proposto voi di fare questa sosta qui? Cioè siete stupidi allora. Siete proprio stupidi. Io che ne posso sapere della pioggia? No ragazzi, se piove fra 5 minuti mi arrabbio veramente. Mi arrabbio. Sorpasso. Sorpasso. Sto recuperando, ragazzi, nonostante le gomme che ho, sto cercando di recuperare. Sto cercando di usare la miscela grassa. Prima ogni cosa per parlare, guarda che mi distraggo. Sto usando la miscela grassa. Sto cercando di spingere un po' di più. Consumerò tantissimo le gomme, non lo so. Però sto cercando di spingere bene. No, devo evitare di parlare perché quando parlo, se no faccio solo danni. Vedete, questa curva l'ho fatta lentissima. L'ho fatta perché sto parlando. Davanti a me c'è Van Dorn. Io sto cercando di recuperare. Vediamo. Giro veloce, ragazzi. Giro veloce. Ve l'ho detto che sto tirando come un matto. Sto tirando. Sto cercando di andare più forte di tutti. Ma sarà difficile. Sarà. C'è un po' di traffico. Io mi ci butto. No, ho lasciato perdere. Volevo fare il sorpasso, ma ho preferito non forzare perché. Se ogni volta per forzare la staccata io qua faccio un sacco di cavolate e non voglio buttare fuori, cioè magari qualche punto lo riesco a recuperare ed è meglio per il campionato multiplayer. Sorpasso adesso, ok, all'interno metto... scusi, io adesso qua, ragazzi, ditemi quello che volete. No dai, mi ha buttato, ragazzi, questo è scorrettissimo. Cioè, avete visto, mi ha buttato lui, vabbè, scusi. Se non mi fanno neanche rientrare. Cioè, qui mi ha buttato lui fuori, Ragazzi, io qua non posso farci niente. Questa è proprio la deficienza artificiale. Io ho il miglior giro del mondo, ma... Se non mi fanno neanche correre questi tizi... Peraltro qui sono arrivato pure lungo. Ciao, mo c'ho le gomme sporche. Adesso non riesco a fare niente, Ragazzi, sta gara qui... Io posso pure provare a vincere, ma... Cioè, dove voglio andare? Che mi stanno buttando da tutte le parti. Ok, proviamo di nuovo a sorpassare sto gruppetto di piloti lenti. E che io non so proprio come fare a sorpassarli senza farmi toccare. Cioè, sono loro che mi vengono addosso. Io più di questo non so che fare. Cioè, io adesso mi metto qua. Lui mi dovrebbe lasciare lo spazio. Lasciami lo spazio, senza toccarmi. Io gli lascio lo spazio, però anche lui dovrebbe lasciarmi lo spazio. Ok, sul passo fatto con pulizia.
Sì, è quello forse il problema dei 5 giri. Io qua devo cercare di evitare l'intelligenza artificiale che mi spinge da tutte le parti. Ragazzi, io questa gara qui potevo fare sicuramente meglio. Oggi non so cos'è che è successo. Io qua provo a buttarmi così. Ok, vai, che adesso abbiamo la macchina migliore. Lasciamogli lo spazio, lasciamogli lo spazio. Adesso lo spazio ce l'ha, non mi può venire addosso, Io devo superare Grosjean ed Ericsson. Ragazzi, adesso ce la faccio, adesso ci... Sono andato fuorissimo. Avvertimento. Vabbè, avvertimento, ragazzi. Avvertimento, avvertimento ci può stare. Ok, mettiamoci qua. Ok, così. Perfetto, perfetto. E dai, però. E dai, e dai, e dai. E questo è proprio da bastardi, E sta iniziando a piovere. Che bella la vita. Che bello schifo, guarda. Sta iniziando a piovere, ragazzi. Sta iniziando a piovere. Io non so come caspita fare a portare a casa sta gara. A portare a casa almeno dei punticini. Adesso se piove non tocchiamo i cordoli che... Quello che ho fatto finora non serve a niente perché inizia a piovere, ragazzi. E inizia a piovere però troppo tardi. Abbassiamo intanto un po' il differenziale per rischiare, non rischiare di ribaltarci. Ok. Il differenziale me lo fai vedere? Quanto l'ho messo? 55, va bene. Io ho sempre paura dell'acqua, che poi vado anche bene sull'acqua, ma c'ho una paura tremenda io di guidare sull'acqua. Ok. Cerchiamo di recuperare. Magari loro entrano, ragazzi. Rischiamo la strategia gomme lisce sull'acqua. Anche perché non è acqua tantissima per il momento. Quindi io, se non mi richiamano, continuo così, ragazzi. Io continuo. Vaffan bagno. Ho capito. Mi si è allargato un po' la macchina. Che caspitina, guarda. Non puoi fare veramente niente. Non puoi fare. Peraltro, piove troppo. Piove. Io sto sempre con la miscela grassa. Piove veramente tanto, ragazzi. Non so più che caspitina fare. Io non so più che cosa fare, ragazzi. Questa gara qui è stata una delle peggior gare gestite nell'universo. In tutto l'universo ho gestito la gara malissimo. Io devo solo stare attento a non accelerare troppo. Questa qui è una zona brutta adesso. E già con la... caspita, caspita, caspita. No, questa gara qui... Non... Ragazzi, c'avevo il tempo, c'avevo le prestazioni, ma non c'avevo il passo di gara. E quello mi mancava tantissimo. Io provo il sorpasso qui. Ok, ho allungato un bel po', ho allungato, però il sorpasso è riuscito, ragazzi. Devo riuscire a prendere almeno qualche punticino. Perché è un peccato per il campionato multiplayer perdere tutti questi punti, per una cavolata, per un po' di acqua poi. Loro sono anche lì in gruppetto davanti, quindi. Sono arrivato lungo. Quanto si allunga quest'acqua? Sembra poca acqua, ma si allunga tantissimo, ragazzi. Io qua devo provare. Devo provare l'ultimo giro. Ho capito che sono all'ultimo giro. Qua ci devo provare tantissimo, ragazzi. Ok, usciamo forte, usciamo forte, usciamo forte, cerchiamo il sorpasso, ragazzi, cerchiamo il sorpasso. Ok, la macchina va meglio della loro, La macchina è decisamente migliore di queste che mi precedono. Preseguono, ho detto. Che caspita vuol dire preseguono? Però la macchina non la sento più, È completamente andata. Almeno un punto credo di prenderlo, ragazzi. Almeno il più stupido punto del mondo lo prendo. Se riesco a fare bene, a fare qualche altro sorpassino, male non mi fa, Cioè, ma schifo, i punti non mi fanno mai. Aspetta, aspetta, ragazzi, però con quello che è successo è stata una gara bellissima. Cioè, io mi sono divertito. Piove tantissimo, piove. Togliamo qua la miscela carburante. Largo, larghissimo, larghissimo. Larghissimo, piove. Piove di brutto, ragazzi. Piove tanto, piove. Fammi filare, fammi filare. Hulkenberg, non è che possiamo stare qui, ci buttiamo all'ultimo giro. Piove tantissimo. Piove veramente tanto, piove. Guardalo, e guardalo, e guardalo. No, ragazzi, è impossibile, è ingestibile l'intelligenza artificiale. Cioè, io qua non so più che caspita fare. Ha vinto Terence, complimenti, ma... Io non so veramente quello che fare qui. Cioè, che caspita vado a fare con questa intelligenza artificiale che... Cioè, alla fine io non è che potevo andare a girare fuori. Ero lì, ero. Mi ha spinto proprio, mi ha spinto. Cioè, non mi puoi chiudere la porta in faccia così, cioè... Io mi sono infilato in un punto dove magari spazio non ce n'era, però tu lo spazio me lo devi lasciare. Si chiamano entrate cattive. Le fanno i piloti, non è che non le fanno. Che tu. Chi è questo? Hulkenberg, che ti sta proprio bene. Figlio di una grandissima signora. Peraltro sono decimo, ragazzi, un punto me lo prendo però, Senza saper, con tutto quello che è successo, è stata la gara più bella del mondo. È successo di tutto, è successo. Di più non poteva succedere. Più di così non si poteva fare.
Ok, prova a spingerla dentro, sono senza ala peraltro. E niente ragazzi, andiamo a vedere com'è la classifica. Purtroppo non sarà bellissima, ma va bene. Di più non potevo fare, il tempo migliore ce l'avevo e basta, finisce così. Primo Terence, complimenti Terence, veniva da una fila negativa. No, e ha vinto l'altra volta, aveva vinto l'altra volta, vero? E ha vinto con la Force India, complimenti, vincere con la Force India non è da tutti. Secondo Mattia, complimenti, appena entrato 18 punti, buono, buonissimo. Terzo Mac Pintus, però hanno avuto qualche problema. Tredicesimo, vero? Mi ero dimenticato che avevo la penalità. Più 3 secondi. Io, tredicesimo, caspita, avevo 1,50,028. Nessuno ha fatto il mio tempo. E il Kumenda si è ritirato, avrà spaccato qualcosa. 1,50, forse solo Terence era lì vicino. Se avessi fatto, l'ho fatto con la gomma soft, quindi vi lascio solo questa. Io vi lascio con la classifica, multiplayer finale. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un commento mi piace, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, di condividere il video se potete, vi raccomando condividete e noi ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao ciao!